Napoli ricorda lo storico leader del Partito Comunista Enrico Berlinguer, intitolandogli una strada in pieno centro cittadino. Largo Enrico Berlinguer, statista, è all'incrocio tra via Toledo e via Diaz in corrispondenza della nuova stazione della metropolitana. A scoprire la targa, il sindaco Luigi De Magistris presenta alla cerimonia anche una delle figlie, Bianca Berlinguer. Una giornata importante, molto bella e ci ha fatto davvero molto piacere questo slargo, l'intitolazione di questo slargo e le tantissime persone che hanno partecipato a questa cerimonia, perché che a distanza di 30 anni papà si è ancora ricordato con tanto affetto, tanto rimpianto, è una gioia molto bella naturalmente per un figlio, questo come potete immaginare. Sì, nel cuore di Napoli, con la fascia tricolore, ricordare un grandissimo uomo, un grandissimo statista, un grande politico, un grande intellettuale, un uomo dall'altissima valenza morale, che ha insegnato molto anche a chi è nato alla fine degli anni 60, che quando è morto non aveva nemmeno 18 anni. Ricordavo prima che il suo messaggio di grandissima potenza sulla questione morale ha forse anche egli contribuito alla scelta, ad esempio, all'epoca di voler fare il magistrato. L'intitolazione della strada ha avuto anche il merito di far stringere la mano all'attuale sindaco e all'ex primo cittadino Antonio Bassolino, considerati gli attriti nel recente passato. Il ricordo del grande statista affidato allo storico dirigente del PC, Aldo Tortorella. Perché in questo clima di politico un po' avvilente, ricordo di un uomo come Berlinguer serve a tutti, come esempio di integrità morale, ma anche per le sue grandi intuizioni politiche. Oggi si vede come si avesse ragione ad indicare la questione morale come questione fondamentale per il Paese, l'austerità come necessità, ma non contro la povera gente, e si vede la necessità che lui ha indicato di guardare ai problemi del rapporto tra l'uomo e la natura, per la rovina dell'ambiente che stiamo procurando, alla necessità di pensare ai popoli poveri, altrimenti la miseria sarebbe tracimata. Si vede cioè che in lui si riassumeva una posizione politica e morale che oggi potrebbe essere molto utile a tutti.